Dunque, Gesù è in primo luogo lo sconosciuto, poi l'anacoreta, poi il guaritore. Un guaritore che non si sa profeta o messia o comunque portatore di un annuncio divino universale, se il suo primo scrupolo è di raccomandare ai guariti e agli astanti la segretezza. E poi ancora, ma con le stesse resistenze, renitenze e autocensure, sarà predicatore, ma anche in questa veste, in quale strano modo. Richiama con il suo carisma la folla e la fugge spaventato o scontento. Opera miracoli controvoglia. Dichiara di parlare sicuro che non lo si intenda, anzi perché non lo si intenda. Tratta i suoi discepoli che dovrebbero diffonderne l'insegnamento alla stregua di scolari asini o peggio di controfigure del maligno. E dai suoi stessi familiari, altro che sacra famiglia, è smentito e trattato da povero demente, da proteggere, sottraendolo alle folle e al suo improbabile mandato. E si accompagna con la feccia, scagliandosi invece contro quei farisei che erano l'intelligenza progressista del tempo. E si comporta da sovversivo, da terrorista nella scena cruciale della cacciata dei mercanti dal Tempio, quando non solo smantella con rabbiosa violenza la struttura speculativa che la casta sacerdotale ha allestito a ridosso del sacro, ma quello stesso sacro profana da iconoclasta, perché no, da anarca, lui che era venuto non già a portare la pace ma la spada, lui che quel tempio si diceva pronto a distruggere e riedificare. Che figura diversa e anzi antitetica rispetto al buon pastore, al Gesù mansueto e serafico dei Vangeli successivi e dell'iconografia cattolica. E che messa in scena caricaturale quell'entrata a Gerusalemme in groppa a un asino, a irridere i trionfi sacri e profani, a ribaltare gerarchie e valori consacrati come nelle successive parate carnevalesche medievali con gli asini celebranti in chiesa con tanto di mitria vescovile. Eppure quello stesso ribelle si accosta ancora con timidezza alla legge ebraica, pensando piuttosto, come dice, di completarla. Sarà Paolo ad abolirla. Scriverà: la legge infatti provoca l'ira, al contrario dove non c'è legge non c'è nemmeno trasgressione. E sembra di leggere Tolstoi o Gandhi, leggendo alla lettera come forse le scritture andrebbero lette, liberandole da tante caute interpretazioni allegoriche. E ancora sempre Paolo: senza la legge infatti il peccato è morto, la legge che doveva servire per la vita è divenuta motivo di morte. Per Paolo tutte le leggi umane elaborate nella storia portano il segno di una radicale insufficienza. Scrive: soffocano la verità nell'ingiustizia e dunque giustificano l'arbitrio e l'oppressione. La legge è violenza, è morte. L'amore che libera da ogni vincolo è il nucleo dell'annuncio di Gesù che Paolo estrapola e radicalizza, forse forzando quell'annuncio, ma liberandolo dalle limitazioni, dalle attese, dai culti di un'etnia per consegnarne tutta la potenzialità eversiva al mondo intero. Lungi da queste certezze, il Gesù di Marco esita, si interroga, annunzia un verbo che non vuole si diffonda e opera miracoli di cui non vuole che si parli, va alle folle e poi si isola, tenta di sottrarsi e poi si sottomette e infine nuovamente sembra ribellarsi alla volontà del Padre. Diviene anche lui, come il Dio di Israele, che mutava natura e propositi a contatto con gli uomini e alla ricerca gelosa e volubile del loro amore. Diviene Gesù fino alla fine e forse non si è ancora acquietato. E lungo tutte queste tappe è un continuo proporsi e ritrarsi dinanzi ai suoi compiti e ai suoi interlocutori. È un continuo interrogarsi e interrogare il Dio dei suoi padri, fino all'agonia del Getsemani, fino all'urlo in croce al Dio che lo ha e ci ha abbandonato. Più anarchico
se vogliamo usare un termine storicamente inutilizzabile, ma più di altri espressivo, più anarchico dello stesso Paolo, che fu spregiatore della legge ma attento a veicolare il suo Vangelo d'amore tra le maglie dell'impero romano e della cultura greca. Più anarchico Gesù perché dilemmatico e perciò non irreggimentabile in nessuna ideologia o chiesa, nemmeno quella provvisoria e deludente che Gesù sa di edificare su quella stessa pietra rocciosa e ostile in cui aveva detto che il seme del buon seminatore non avrebbe mai potuto germogliare. È anarchico perché è irrimediabilmente estraneo alle logiche e ai linguaggi, alle norme e alle forme di questo mondo, che chiede di abbandonare a chi voglia seguirlo. Anarchico perché per quello straniero che, ricordate, non ha dove posare il capo e nessuna certezza e nessuna appartenenza può riconoscersi e possiamo riconoscere, prestare fede a qualunque istituzione o figura che non sia l'unico Dio è idolatria. Ribelle Gesù alle istituzioni mondane, che durante il suo processo non degna quasi di una parola. Ribelle perfino all'identità che si è faticosamente costruita o ha dolorosamente accettato. Fa che non sia chi io sono, è il senso della preghiera da Getsemani. E ribelle al Padre e al suo silenzio nell'ultima disperata invocazione. E poi Marco conclude il suo Vangelo nel modo più sconcertante, con una tomba vuota. Non col finale posticcio appiccicatogli successivamente a colmare quell'incertezza tramite successive apparizioni. Non con il Gloria Celsis suonato con strepito di fanfare dagli altri evangelisti a ridimensionare lo scandalo della croce. Lo scandalo della croce, il fallimento patito nell'orto degli ulivi ed esaltato sul Golgota di un uomo Dio della debolezza e dell'impotenza, emissario di una divinità che incarnandosi si è svuotata e ha disceso fino in fondo agli abissi della miseria, dell'oppressione e del dolore umano. Ecco, davanti a quella tomba vuota, e si conclude su questa tomba vuota il Vangelo di Marco, davanti a questo insondabile enigma e davanti al fanciullo bianco vestito, un fanciullo, attenzione, non un angelo, forse semmai lo stesso fanciullo che si era dileguato nudo nella notte dell'arresto, forse chissà lo stesso che nell'apocrifo Vangelo segreto di Marco, nudo e resuscitato da Gesù e nudo giace con lui. Davanti a quella tomba vuota e a quel fanciullo ci sono soltanto donne, non quegli apostoli che non l'hanno capito, che l'hanno abbandonato o tradito, solo donne ai piedi della croce, solo donne a vigilare sulla deposizione e sul seppellimento, solo donne ad accorrere al sepolcro provviste di unguenti aromatici e a trovarlo vuoto, pieno di sgomento. C'è da chiedersi a proposito chi siano le vere, definitive protagoniste della sequela, chi percorra fino in fondo con Gesù il suo Calvario, gli apostoli, manco a parlarne, le donne, solo le donne, quelle a cui tutt'oggi viene impedito il sacerdozio nella Chiesa Cattolica, erede come tutte le chiese di quegli apostoli stupidi e vili. Ma come reagiscono quelle donne al cospetto di quel mistero inesplicabile? Scrive Marco: esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Ecco l'ultima parola di Marco: paura. Proprio così, nel segno dello sgomento, della paura e del segreto, Marco conclude, o meglio interrompe, la sua narrazione con una tomba vuota, una cieca vertigine, una penosa incertezza del futuro, la nostra. E come si fa del resto leggendo quel Vangelo successivamente edulcorato dai revisionismi di Luca e Matteo a non accorgersi che Gesù parla al singolo uomo, ignora le istituzioni e le autorità mondane e fugge dalle folle e invita quel singolo a confrontarsi da solo, in piedi, a tu per tu con Dio fuori dal Tempio e da tutte le chiese? Eppure
quel Gesù non potrebbe essere più esplicito.